sul mio canale YouTube. Come vedete, oggi cambio di location perché sono nell'amata Romagna. Sono finalmente a casa. Sono riuscita a tornare in Italia già da un paio di settimane. Se non l'avete visto, andatevi a vedere il video. Magari ve lo lascio qua da qualche parte, del vlog. 40 ore del mio ritorno a casa. Quindi, ecco, se vi interessa, andatevelo a guardare. Allora, oggi parliamo di come scrivere un curriculum. Com'è che il gallo canta a quest'ora? Cioè, sono tipo le. Sono le 4 del pomeriggio, è impazzito. Beh, la colonna sonora di questo video sarà il gallo, perdonatemi. Nel video di oggi parleremo di come scrivere un curriculum per l'Australia. Prima di partire col video, vi dico subito che in descrizione trovate un link dove potete scaricare un PDF, anzi, no, un documento Word è modificabile, quindi, che è praticamente un po' il modello di curriculum che utilizzavo io. Quando ero in Australia. Vi dico subito, non è niente di speciale, però per me ha sempre funzionato. E quel documento lì potete usarlo come base per, appunto, per scrivere il vostro curriculum, vi dà un'idea più o meno di come deve essere la struttura. Lì ovviamente ci sono dei dati farlocchi, però ecco, voi metteteci i vostri. Inoltre, io da qualche settimana ho attivo un servizio di traduzione curriculum, quindi se non riuscite a farlo da soli, io lo posso fare per voi. Ma bando alle ciance, iniziamo con il video. Allora, prima di tutto dovete sapere che in Australia il curriculum, non lo chiamano curriculum, lo chiamano resume, che è una parola francese, non mi chiedete perché. Poi, per quanto riguarda il formato, loro non usano il formato europeo, quindi se avete già il curriculum con il formato europeo, lasciate perdere, scrivetene uno molto, cioè, senza tanti fronzoli. Ecco, il modello che io vi ho lasciato in descrizione, quello che potete scaricare, va benissimo. Poi lo potete fare un po' più figo, magari ci mettete, non so, qualche elemento grafico, magari la foto, però ecco, non esagerate. Dovete fare in modo che chi vi legge il curriculum non sia distratto da tante cose, e poi di solito, chi ve lo legge non ha tanto tempo da dedicarsi, nel senso che magari ne ha altri 50 da leggere, e se voi costruite un curriculum molto complicato, pieno di rigori, insomma, la gente si stufa, ecco. Poche cose chiare, dritte al punto. E poi deve essere scritto con un inglese, se non perfetto, quasi perfetto, perché, ecco, diciamo che nel caso dell'Australia, comunque, i datori di lavoro sono abituati ad avere a che fare con immigrati, backpackers, che magari l'inglese non lo parlano tanto bene, però è comunque un documento abbastanza formale, ecco. Cioè, il documento che vi presenta ancora prima che vi presentiate, quindi che sia scritto in un inglese buono è importante. Quindi, ecco, se con l'inglese non ve la cavate tanto, fatevelo scrivere magari da qualcun altro, o magari scrivetelo voi e fatelo rileggere a qualcuno che sa l'inglese. Poi, per quanto riguarda il contenuto, so che la tentazione forse può essere quella di buttare nel curriculum la qualunque, cioè qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza lavorativa. In realtà voi dovete fare in modo che questo curriculum non vi venga più di massimo 2-3 pagine, ecco, non scrivete dei poemi. La struttura per un curriculum per l'Australia è la seguente. Allora, all'inizio mettete i vostri dati, quindi nome e cognome, la vostra data di nascita, il vostro numero di telefono australiano, infatti il numero di telefono è una delle prime cose che dovete fare, e il tipo di visto con cui siete arrivati. Poi, dopo i vostri dati, mettete quello che si chiama personal statement, che non è altro che una specie di piccola presentazione di voi stessi. In queste poche righe voi volete semplicemente spiegare al vostro potenziale datore di lavoro da quanto siete arrivati in Australia, che tipo di lavoro cercate, perché siete interessati proprio a quel lavoro, quali sono i vostri piani per il futuro. Quindi, per esempio, se io sono appena arrivata, non so, a Byron Bay, posso dire: sono appena arrivata qua, mi piace molto la città e ho intenzione di rimanere per almeno tot mesi, in modo che chi vi deve assumere ha un attimo un'idea di quali siano le vostre intenzioni. Poi non state lì tanto a descrivere voi stessi come persone, nel senso, sì, ci sta che magari scrivete: sono una persona attiva, una persona a cui piace il lavoro di squadra, però non state lì a dire: sono affidabile, sono così, sono cosà, perché alla fine, cioè, quelle cose lì scritte sulla carta valgono fino a domani, nel senso che poi che tipo di persona siete, lo dimostrerete poi sul campo. A questo punto iniziate ad elencare la vostra esperienza lavorativa. Allora, l'esperienza lavorativa va elencata dalla più recente alla più vecchia.
Se volete un consiglio proprio dal profondo del mio cuore, scrivete un curriculum per ogni lavoro che cercate, cioè non scrivete un curriculum unico dove buttate dentro tutta l'esperienza lavorativa che avete. Mi spiego, mettiamo il caso che voi stiate cercando lavoro come barista, che barista in Australia è la persona che fa il caffè, non quella che fa i drink, e come per esempio donna delle pulizie. È chiaro che cioè, i due lavori hanno due set di skills abbastanza diverse, quindi cioè, se voi cercate lavoro da barista, ma quello che vi deve assumere è che voi abbiate fatto la donna delle pulizie o che abbiate lavorato in un hotel, gliene frega fino a domani. Quindi scrivete dei curriculum specifici che contengono all'interno solo l'esperienza che riguarda quel tipo di lavoro. Poi qualcuno di voi sicuramente di esperienza lavorativa non ne avrà quasi per niente, che ci sta, cioè va benissimo, in quel caso mettete tutto. Poi se per caso non so, avete fatto qualcosa in passato che è vagamente correlato al lavoro che voi state cercando, cercate di evidenziare quella cosa, cioè magari di pomparla un po' di più. Quindi per esempio se voi state cercando lavoro come cameriera e avete fatto una settimana nel ristorante di vostra cugina, così solo per darle una mano, ecco, magari quella settimana fatela diventare, non so, 2-3 mesi, ecco. Poi lì dipende un po' voi come, cioè cosa vi sentite di fare. Si può arrivare anche al punto in cui voi vi inventate proprio le cose, come ho fatto io, cioè anch'io l'ho fatto, purtroppo per fortuna, perché alla fine facendo così poi io il lavoro me lo sono trovato. Non sto dicendo di improvvisarvi, non so, chef, quando non avete mai messo piede in una cucina, per esempio, ecco. Però se siete convinti di saper fare una certa cosa, potete anche prendervi il rischio e, insomma, mal che vada, ci fate un po' una figura, però ecco, provare non vi costa niente. Dopodiché passate a scrivere le vostre qualifiche, quindi diploma, se avete una laurea, che anche se non c'entra niente col lavoro che state cercando, comunque, insomma, non fa brutta figura sul curriculum. E poi potete mettere, per esempio, se parlate delle altre lingue, oltre all'inglese, non scrivete il livello di inglese, a meno che non sia un livello di inglese molto alto, quindi ecco, non state a scrivere inglese così così, cioè omettetelo proprio, non lo scrivete, perché cioè, lo scopo del curriculum è di farvi fare bella figura, cioè di farvi arrivare al colloquio, quindi ecco, se iniziate a segarvi le gambe già dall'inizio, dopo lì è un problema. Poi gli hobby, gli interessi personali lasciate perdere, perché tanto non gliene frega niente a nessuno. Poi se avete delle referenze, mettetele. Le referenze non sono altro che i contatti dei vostri capi e dei vostri lavori passati. Poi c'è da dire che in ogni caso si parla di backpacker's job, nel senso sono questi lavori voi che andrete a cercare in Australia, cioè non saranno i lavori della vita, cioè non saranno quei lavori che vi faranno fare carriera, sono lavori temporanei che vi servono solo per fare quei due soldi per girarvi l'Australia, ecco. Quindi le referenze sono anche lì un po' così relative, nel senso che fanno anche figura magari sul curriculum, però non sono fondamentali, ecco. Poi ci sono anche delle eccezioni, per esempio mi viene in mente chi lavora con i bambini, ecco, quello è un campo un po' delicato, quindi avere delle buone referenze sicuramente vi aiuta moltissimo. Poi in ogni caso non è detto che se voi arrivate col Working Holiday dovete necessariamente cercare e trovare lavori da backpackers, nel senso che io sto parlando più che altro per quelle persone che arrivano con Working Holiday per farsi un'esperienza. Se invece voi arrivate con l'intenzione di rimanere e magari avete già una qualifica, avete già esperienza in un certo campo, state cercando magari un lavoro un po' più qualificato, diciamo, dopo lì ecco, le cose cambiano un po', perché succede che magari si arriva col Working Holiday, poi la mia amica per esempio, lei è arrivata col Working Holiday, lavoravamo insieme e a lei è stata offerta la sponsorship, quindi alla fine non si sa mai, ecco, voi se avete quell'intenzione lì potete anche provare e fare le cose a modo, quindi magari ecco, le referenze vi serviranno, le qualifiche vi serviranno, il curriculum magari deve essere curato un po' di più, e a questo proposito probabilmente vi servirà anche una lettera di presentazione, che in inglese si chiama cover letter, che appunto se voi state cercando un lavoretto così cioè non è necessaria, ecco. Invece se cercate un lavoro d'ufficio, un lavoro un po' più qualificato, probabilmente la cover letter vi fa anche apparire un po' più professionali, ecco.
La cover letter non è altro che un'estensione del personal statement, quindi ecco, se voi pensate di includere una cover letter, magari il personal statement non lo mettete nel curriculum, mettete solo l'esperienza lavorativa e poi nella cover letter metterete chi siete, che tipo di esperienza avete, perché siete interessati a quella particolare azienda, quali sono i vostri piani per il futuro, quali sono le vostre aspettative per quel lavoro ed anche i motivi per i quali il datore di lavoro dovrebbe scegliere voi e non qualcun altro. E la cover letter è anche il momento in cui voi dimostrate, cioè fate vedere che non state solo mandando lo stesso curriculum e la stessa cover letter a tutti quanti. Lì cercate di inserire un qualcosa che faccia capire al vostro potenziale datore che voi sapete con chi state parlando, che avete studiato l'azienda, che sapete di che azienda si tratta, che cosa fanno, in che cosa sono specializzati. E questo farà capire a loro che voi siete veramente interessati a quel lavoro nello specifico, non solo a un lavoro a caso. Prima di salutarvi, vi ricordo uno di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella, così non vi perdete neanche uno dei miei preziosissimi video. Secondo, ho aperto un account TikTok, quindi posso farla deficiente anche là adesso. Se vi va di andarmi a seguire, vi lascio il link, trovate tutti i link social poi in descrizione. Come sempre, se avete delle domande, lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!